Gioele Giovannone ha ritrovato il campo, intanto dopo un po' di assenza l'hai ritrovato segnando il rigore decisivo. Sì, sono contentissimo perché ho passato un periodo fuori dal campo di 40 giorni più o meno da San Benedetto che mi sono fatto male, sono rientrato e ho segnato l'ultimo rigore e sono parecchio contento. Volevo ringraziare il prof Alex De Vedricis e il nostro fisioterapista Stefano Di Marcantonio che mi hanno rimesso in piedi in così poco tempo, così riesco a giocare anche fino ai playoff. La stagione infatti non è finita, domenica si parte con Cupello. Sì, siamo pronti a tutto, cioè, abbiamo giocato domenica, abbiamo giocato mercoledì ma non abbiamo paura di nessuno, cioè, andiamo a giocare a viso aperto e andiamo a vincere questi playoff. Un rigore parato nel primo tempo, alcuni ottimi interventi soprattutto nella prima frazione, ti sei ripetuto anche nella ripresa e soprattutto anche un altro rigore nella lotteria finale. La partita perfetta possiamo definirla? Sì, partita perfetta e dopo tanto tempo fermo. Era una partita che volevo anche per riscattarmi personalmente, era per la squadra, era per i compagni e sono davvero contento di essere riuscito a fargli vincere questa Coppa. Siete arrivati a questa partita in condizioni non facili, soprattutto perché state vivendo, perché lo vivrete ancora, una sorta di tour de force, tante gare ravvicinate, però attento, tanto questo tassello è stato messo agli archivi, avete messo in Coppa, in bacheca la Coppa. Era importante la partita di oggi anche per il morale e per la partita che verrà domenica, ma sono davvero contento per i ragazzi, è una squadra forte, una squadra che chiunque gioca, gioca bene. Io e l'altro portiere ci siamo allenati sempre forte, un bel ambiente e questo ha fatto la differenza. Il segreto per parare i rigori? La fortuna, fortuna e intuito. Per fortuna andrà bene così oggi.